Venerdì 16 settembre 2016 nello splendido oratorio di Santa Caterina, come potrete verificare dalle immagini che vi comincerà a proporre la nostra regia fin da questo momento, immagini che i nostri telespettatori più affezionati ben conoscono, perché anche recentemente siamo venuti all'oratorio per proporre le immagini di una mostra e ovviamente anche degli affreschi che arricchiscono le pareti dell'oratorio. L'oratorio si trova a Bagnaripoli, stasera c'è il vernissage dell'ennesimo appuntamento fra Art and Food, una rassegna della quale ci parlerà Francesco Casini, sindaco di Bagnaripoli, a seguire Annalisa Massari, assessore alla cultura del comune di Bagnaripoli, e poi per parlare degli artisti che da stasera saranno in mostra con le loro opere, Ugo Barlozzetti, presidente del gruppo Donatello, che sarà quasi al completo. Sono 60 su 70 artisti soci dello storico sodalizio di Piazzale Donatello presenti con pittura, fotografia e scultura. Ma direi di partire subito da questa manifestazione che è iniziata a primavera ma che ormai sta consolidandosi. Sì, ormai è un'iniziativa consolidata che ha luogo qui in questo splendido, come l'hai giustamente definito, oratorio di Santa Caterina qui a Bagnaripoli. È un'iniziativa Art and Food che cerca di coniugare, di mettere insieme due eccellenze del nostro territorio, della nostra Firenze, della nostra Toscana, che sono appunto l'arte unito al buon cibo, alla buona tavola. E questo è un po', come dire, costruire questa essenza, costruire questa unione, credo, come sta poi dando risultato, ha la possibilità di essere veramente importante, significativa e di grande successo. E così lo è. Oggi con il gruppo Donatello, ma tutti i venerdì sera dalle 7 c'è questa rassegna a cui tutti sono invitati. Pertanto credo sia un'occasione da non mancare, perché davvero riuscire ad unire la bella arte, come c'è stasera, come ci sono in tanti appuntamenti il venerdì, al buon cibo, è una cosa secondo me straordinaria e che può essere veramente importante, ed è ovviamente aperta a tutti, quindi l'invito è veramente a partecipare perché vale la pena. Bene, grazie. Da Francesco Casini, sindaco di Bagnaripoli, il microfono passa all'assessore alla cultura Annalisa Massari. Allora, questa rassegna offre la possibilità non solo di assistere a mostre d'arte, a spettacoli musicali, a spettacoli teatrali, ma anche di ammirare questo gioiello questo del territorio di Bagnaripoli. Sì, oratorio che è stato commissionato alla metà del 1300 dalla famiglia degli Alberti e che vede questo ciclo di affreschi del maestro di Barberino, poi di Pietro Nelli e infine di Spinello Aretino, che Spinello Aretino è quello che ha anche affrescato la Basilica di San Miniato al Monte, quindi effettivamente sono tre eccellenze che si sono avvicendate nella ricostruzione della contestata vicenda di Santa Caterina, perché contestata perché in realtà la storia di Santa Caterina è un insieme di storie di varie figure di sante che finiscono però con il martirio e con l'esecuzione, quindi è un ciclo che si sviluppa da destra a sinistra, sono raffigurati poi dei santi, in particolare gli affreschi, la parte che noi facciamo vedere che colpisce di più, siccome ci portiamo le scuole, colpisce di più i ragazzi, è proprio il primo tentativo di tortura di Santa Caterina, che è detta infatti Santa Caterina delle ruote, perché venne messa la ruota, ma degli angeli con delle frecce incastrarono le frecce nelle ruote e quindi bloccarono le ruote. Bene. Io do l'arrivederci al sindaco e all'assessore alla cultura di Bagnaripoli alle prossime manifestazioni di Art and Food, sperando che questa rassegna continui ad avere il successo che ha riportato fino ad oggi e che continuerà a avere anche nei prossimi giorni grazie alla presenza degli artisti del gruppo Donatello. Da qualche tempo, come i nostri telespettatori ben sanno, il presidente professor Ugo Barlozzetti, che ora ci presenterà la mostra, magari non tralasciando un accenno anche a questo splendido luogo dove siete ospiti. Innanzitutto vorrei dire che abbiamo un'occasione quasi storica di vedere le opere del gruppo Donatello
opere che sono state donate all'associazione dai diversi membri via via che hanno fatto parte, sono entrate a far parte dell'associazione, quindi sono opere particolari, non recentissime, ma che costituiscono la prova, anche l'identità del gruppo, questa scelta di avere delle misure precise, 40x40, quindi sono tutte uguali come misure, le tecniche sono diverse, hai detto tu che sono appunto opere di pittura, ma di tecniche anche molto diverse, ci sono le sculture e anche le fotografie che sono molto significative e importanti. Questa mostra è già stata fatta vedere nella splendida collocazione del Palazzo Medici Riccardi nella sala di Luca Giordano, e quindi il confronto con i grandi maestri da parte di questi maestri fiorentini c'è stato, questa splendida realtà dove si accompagna il rapporto con questo luogo stupendo, questo paesaggio ben conservato nel quale nasce questa oratoria legato agli Alberti, una delle più importanti famiglie fiorentine della seconda metà del 300, che hanno dato i natali a Leon Battista Alberti. Quindi siamo proprio nel cuore del rapporto tra il 300, gli echi e gli sviluppi del mondo giottesco, alle soglie della grande rivoluzione masaccesca. Quindi abbiamo dei testi fondamentali anche di Spinello Aretino, che ha lavorato nel Palazzo Pubblico di Siena, nella sagrestia di San Miniato, con dei cicli estremamente interessanti. E quindi in questo senso, in questo mondo, avere un rapporto con la contemporaneità, come viene fatto di volta in volta, con questo segno di grande civiltà, il rapporto del passato che si rinnova continuativamente, e anche con questo rapporto con la quotidianità e la civiltà dell'arte culinaria, diciamolo pure, perché così cogliamo il rapporto più forte con il territorio, dal mondo antico, le radici antiche, le presenze contemporanee di questi maestri che io considero una testimonianza significativa di una continuità del rapporto con le esperienze del Novecento, che sono gli operatori nell'ambito del gruppo Donatello. Con il vicepresidente del gruppo Donatello, Gianni Oliveti e Enrico Bandelli, parliamo anche dei prossimi impegni, perché questa è la prima uscita ufficiale, è un'uscita alla grande, alla grandissima, ma poi riprenderà la quotidianità con tante mostre che si susseguono con cadenza bisettimanale più o meno, e poi ci sono gli eventi, ormai siamo in clima quasi autunnale e quindi bisogna preparare il tradizionale presepe degli artisti del Donatello. Sì, quello ora ancora c'è tempo, però cominceremo a pensarci, perché il presepe degli artisti, come ormai da tre anni, sono due, non è più uno, e quindi ci dà molto filo da torcere. Ricordiamo dove sarà quest'anno ospitato il vostro presepe. Beh, finora abbiamo fatto in Piazza Donatello, poi al quartiere 2, Villa Riva Bene, e alla Banca di Cambiano. Sicuramente ripeteremo l'esperienza quest'anno della Banca di Cambiano e penso anche nel giardino di Villa Riva Bene. Iniziano le mostre, proprio domani c'è l'inaugurazione della mostra personale di Cinzia Pistolesi e poi questa nostra collezione si trasferisce all'Impruneta, alla Galleria Arte Arte, altro gruppo con la quale siete gemellati. Siamo quasi gemellati, sì. E il 24 di settembre inauguriamo all'Impruneta. Bene. E questa collettiva. Quindi per ora invitiamo i telespettatori a venire a visitare questa mostra e anticipiamo già l'invito per l'inaugurazione della mostra che si terrà nella sede del gruppo Arte Arte all'Impruneta per il sabato 24 settembre. Ci siamo trasferiti nella location attigua all'Oratorio di Santa Caterina, dove fra pochi minuti ci raggiungeranno gli artisti del gruppo Donatello con i loro invitati per la cena conclusiva del vernissaggio. Insieme a me c'è Daniele Locchi, che è direttore artistico di Opera, e la prima domanda che ti rivolgo è di spiegare ai nostri telespettatori cos'è Opera, di cosa si occupa. Allora, Opera è il catering luxury di lusso della società Artigiani in Cucina, è una società che oltre ad avere due linee di catering ha anche 5 punti vendita di somministrazione e ristorazione e fa anche ristorazione alberghiera. Qua noi siamo arrivati a Santa Caterina come Opera
per metterci all'opera, appunto. Stasera per degli artisti avete pensato a un menù particolare oppure andate sullo standard che solitamente predisponete per questa manifestazione Art and Food? Dunque, innanzitutto spieghiamo perché Art and Food. Art and Food perché riteniamo che l'arte e il cibo siano due elementi fondamentali nella cultura dell'essere umano, no? Hanno necessità entrambi di avere rispetto e qualità. Proprio per questo motivo io ho scelto questa location dal punto di vista artistico, perché mi piace molto la possibilità di fare arte nell'oratorio e cibo in questa location che potete vedere. Come potete vedere è particolarmente costruita per dare il massimo di benessere e di qualità al cliente. Però ovviamente ci sono anche tante opere appese alle pareti, quindi stasera la commistione è totale. Eh no, perché l'arte e il cibo, e poi tutto si fonde si amalgama insieme in questa location particolare, dove ad esempio oggi noi ospitiamo le opere del gruppo Donatello. Ogni settimana noi faremo mostre e spettacoli anche nella location, oltre che nell'oratorio, a significare questo connubio. Per quanto riguarda il food, il cibo, Opera è uno dei catering che alza il livello anche per quanto riguarda non solo la presentazione, ci mancherebbe altro, ma anche la qualità. Quindi non abbiamo degli standard prefissati, ma costruiamo i menu a seconda del tipo di evento. Allora, io ti vorrei consigliare in questo momento di suggerire ai nostri telespettatori, artisti, la gran parte dei nostri 30.000 spettatori serali sono artisti, appassionati d'arte, addetti ai lavori del mondo dell'arte. Chi vorrà organizzare una serata come questa, con mostra nell'oratorio e poi fine serata qua con la musica, con il buon cibo e con un ambiente suggestivo che concilia con tutto? Certo. Cosa dovranno fare? Possiamo suggerire un sito, un indirizzo mail, un contatto? Naturalmente si possono rivolgere direttamente a noi attraverso la mail info@operacatering.it. Questo sia per le necessità di chi volesse intervenire nella location anche per questioni private come cerimonie, battesimi, insomma feste, e sia dal punto di vista artistico per proporsi come tipo di proposta, diciamo così, culturale, artistica, che possa essere ospitata qui dentro. Basta mandare questa mail a info@operacatering.it e noi verificheremo le possibili coincidenze di interesse. Benissimo, per ora ti salutiamo, ti ringraziamo per l'invito e invitiamo a nostra volta i telespettatori a venire a visitare l'Oratorio di Santa Caterina, a vedere le opere dei maestri del gruppo Donatello di Firenze e, se avete anche la possibilità di trattenervi, di soffermarvi qua a degustare le prelibatezze della cucina toscana, e non solo toscana, perché credo il taglio sia internazionale, perché a Santa Caterina vengono anche tantissimi turisti da tutto il mondo.